Buon pomeriggio, siamo qui con il senatore Paolo Guzzanti. Buon pomeriggio. Senatore, Senatore, 20 anni fa. qualche anno fa, comunque sempre senatore, e giornalista, politico, saggista, insomma, ha dato tanto al nostro paese, padre di romanziere. Isabina e Corrado Salvatore, Guzzanti, Caterina, Caterina. Liv, Lars, Liam, che Gli non mi ricordo. ultimi del Quindi. secondo matrimonio, insomma. Allora, le domande che vorrei fare sono: lei, nella lunga carriera come giornalista, ha avuto modo di conoscere diversi personaggi famosi, quindi di intervistare diversi personaggi famosi. Si ricorda qualcuno in modo particolare, qualche personaggio che si ricorda, diciamo? Diciamo che siccome faccio questo mestiere da non ti dico quanto, molto, li ho conosciuti praticamente tutti, li ho intervistati non proprio tutti, ma quasi, con alcuni ho avuto per esempio il Presidente della Repubblica Cossiga, c'è stato un lungo periodo in cui lo volevano cacciare dal Quirinale e io cioè, lo sostenni e quindi diventa io molto impopolare, però ecco, così è stato un grande personaggio, così come sono stati ma poi a destra e a sinistra Scalfari con cui abbiamo, cioè la Repubblica l'ha fondata lui, però io ero nella prima ciurma nel 75, ancora prima che la Repubblica uscisse nel 76. Quindi l'avvocato Agnelli, quando passai alla stampa di Torino, la stampa ed è della Fiat, e quindi nacque un rapporto molto molto Anche di cordiale. amicizia umana. Sì, con Agnelli, quando io andavo a Torino mi chiamava, andavo nel suo studio e ci mettevamo a chiacchierare. E dice di chi avete parlato per Torino, non me lo ricordo, avevamo parlato Di tante cose. Sì, di America Latina molto, perché poi lui c'era un passato che gli interessava, Cuba, New York, poi, ma ecco, queste sono diciamo, personalità più note, poi tutti i politici di allora che adesso nessuno se li ricorda, di quelli di oggi non ne conosco molti, sì, li ho conosciuti, Mi viene in mente anche, che ne so, Bettino Craxi. Beh, Bettino Ah, Craxi, Craxi. avevamo anche molti amici, certo. Bettino Craxi, sono stato ai suoi funerali a Tunisi. Veri leader, se vogliamo, anche della politica italiana. Parliamo di nomi che Sì, io non sono so stati oggi che cosa, leader. se parliamo a che età parliamo, perché penso sempre che chi oggi ha meno di 50 anni, 45, non, Non ce li giustamente, no? ricordiamo. Io mi ricordo che Certo. quando ero bambino, e quindi negli anni 40, mia nonna, mia madre, parlavano di personaggi politici degli anni 20, dicevano Mitti, Salami, Rasolini. Ero molto spaventato da questi nomi di Sì. Questi nomi. un altro mondo. E così penso che se ci mettiamo a dire De Mita, Moro, Saragat, chi ascolta c'ha un po' un effetto cimitero Sì, quasi. magari Però rileggiamo ecco, su tutte le tutte storie. queste persone le ho conosciute, Pietro Nenni, gente che ha vissuto prima del fascismo, veramente li ho conosciuti che erano molto vecchi, io ero molto giovane, così succede. Però ecco, io tutta la mia vita, siccome mi sono trovato a fare il giornalista, un po' no, per caso, no, ma non so se io sono il telefono, gli parte. Il giornalismo mi è venuto dopo. Quando fai il giornalista, i fatti succedono ogni giorno, ti Certo. mandano a fare una cosa. Io ho fatto come dire, Dalla cronaca. ma molto meno. Io ho cominciato come tipografo, da correttore di bozze, perché avevo bisogno di Per lavorare passare, perché, certo. facevo il correttore di bozze, ogni tanto
collaboravo con l'Avanti, che era il quotidiano socialista, e poi entrai all'Avanti dopo 2-3 anni, e poi da lì passai a un giornale in Calabria, si chiama Il Giornale di Calabria, che adesso non c'è più. Da lì conobbi poi Scalfari, che mi disse: vuoi venire da me, facciamo un nuovo giornale. E quindi sono stato tra i fondatori di Repubblica fino al 90. Al 90 Paolo Mieli diventò direttore della Stampa e mi chiamò, e poi dalla Stampa al Giornale. Adesso scrivo per Il Riformista, per esempio, e non smetterò mai, perché poi i giornalisti non vanno in pensione. No. Cioè vanno in pensione, si fa per dire, esatto. Però quella questione, mai, esatto. Non smetti mai di informarti, certo, non smetti mai, certo. È una malattia, certo, un piacere prima di tutto. Certo, certo. E quindi quando si ha questo contagio poi te lo tieni. Certo. E se è cambiata quindi la sua vita un po' negli ultimi anni, se ha più tempo libero? Ecco. No, non ho mai lavorato. Non ho mai lavorato tanto, ogni volta mi dico: ma io lavoro di più adesso di quanto, di quando avevo, non so, 40 anni. Allora facevo l'inviato speciale, andavo in America Latina, andavo nelle guerre in Medio Oriente, andavo in Libano, andavo in Polonia. Esatto, quella è una guerra che ti ricorda, dato che mi ha parlato di guerra, sì, che sì, è andato proprio fisicamente a raccontare gli eventi. Sì, sì, ho fotografie che ingialliscono, e poi erano foto su carta, non era come adesso, sì, sì. Abbiamo tutto sul telefonino. Quindi ho fatto l'inviato speciale in Salvador, ho fatto stare in Cile, tutto. Ma tutto questo, qual è il filo conduttore? È il tempo. E allora magari ti senti come se la storia ti attraversasse. Adesso, per certo, esempio, viviamo un'epoca, secondo me, di grande pericolo, di imminente guerra, di cui non ci rendiamo conto, e io mi rendo conto. A cosa si riferisce tutta la questione della Russia? Russia, l'Iran che soffia sotto la massa, e la guerra con Israele, sì, la Cina per quello che riguarda Taiwan, ma abbiamo la guerra a portata di mano, Dio non voglia, riesco. Ma la cosa che mi colpisce è che tutti voi che siete nati molto dopo, per fortuna, non avete giustamente la più pallida idea di che cosa sia, anche per i bambini. Io ero bambino, sono stato bombardato, no? Certo, certo. Dissi: mamma, guarda, partire. Ero tutti a Roma, era il primo bombardamento di Roma, il 19 luglio del 43, io non avevo ancora 3 anni, e mia madre andiamo del rifugio, no? E un sacco di bambini della mia età, certo, allora morirono. Sono 3.000 morti, il primo di 51 bombardamenti. Quindi, però, la guerra come atmosfera, come paura, la paura della bomba atomica, la paura durante la guerra fredda, la paura, le madri che non si buttava niente, si tratteneva tutto, perché si metteva, non c'era il frigorifero, quindi le cose andavano male, bisognava tenerle sotto un filo d'acqua, nel lavandino di marmo. Era un altro mondo, certamente, certo. Però quando scoppia la guerra verso gli ucraini, i poveretti che vivevano come noi, e che da un giorno all'altro si sono trovati con gli allarmi aerei, con la morte, il parlare della morte come una cosa banale, no? Noi parliamo della morte soltanto in caso, se ci capita di tenere. Ma invece durante le guerre, allora penso sempre, sta per forza per scoppiare una guerra, tutte queste persone, giovani come te, non avete, penso io, abbastanza paura, cioè dovreste essere colti dal panico, correre in piazza e fare qualcosa, certo, mentre invece si dice, potrebbero tirare una bomba atomica. Curioso. Sì, sembra quasi che siamo lì passivi ad ascoltare qualcosa che non ci appartiene. È perfettamente umano, perché certo, sono morti tutti, cioè tutti quelli che sono stati protagonisti o hanno semplicemente. La mia generazione era bambina, quindi i bambini piccoli di allora siamo noi, e abbiamo dei ricordi da bambini, no? Tutti quelli che erano adulti spenti.
Quindi la memoria è sparita, certo. Da loro, per vedere dei film, ma non è la stessa cosa, no. Per sentire la musica. Non è la stessa. E quindi la mia vita è tutta quanta legata allo scrivere, leggere, guardare, ascoltare, vivere, certe volte annoiarsi a morte. Nel mestiere del giornalista passi anni dietro una porta che non si apre aspettando che esca qualcuno da intervistare e che poi quando arriva tu dici scusi onorevole, quello dice no, e scappa, certo. E tu torni e dici hai intervista? No. Questo però come il mestiere del giornalista che si è fatto, come va fatto, è un mestiere molto umile. Ti devi umiliare, adesso no. Poi naturalmente mi è capitata anche questa cosa molto, molto rara, cioè che siccome mi occupai di uno scandalo delle spie russe in Italia durante la guerra fredda, cioè quando ancora c'era l'Unione Sovietica, che oggi comincia a essere pure quella, adesso lo ricordo impallidito, e allora io partecipai alle elezioni del 2000 e poi andai, fui eletto senatore a Brescia e poi fui eletto presidente di una commissione di inchiesta su queste cose e mi scontrai con il giovane Putin che nessuno conosceva, ma che era al potere in Russia da 2 anni. E quindi per primo mi accorsi che questo signore aveva delle brutte intenzioni, sì, e le manifestava con gesti molto aggressivi, anche nei confronti di persone che lavoravano con me. Uno era il povero Litvinenko che morì avvelenato col polonio. Sì, sì. Ma insomma, e questo ha dato poi un'impronta molto angosciosa a tutta la mia vita, perché mi sono trovato come una specie di barricadero o visionario, cioè, guarda, attenti! Quando Putin invase un altro paese, che era la Georgia, e io mi scandalizzai moltissimo perché nessuno diceva niente, e rimasi da solo a scandalizzarmi. E mi parla di tutto l'Occidente, tutta la parte... Tutto l'Occidente, ma anche tutta l'Italia, perché nessuno diceva che ti frega, ma dai, ma è la Russia... Non avvertivano, ma dico, è la prima volta da quando Hitler, certo, invase la Polonia, certo. È la prima volta che un paese europeo invade un altro paese europeo con l'esercito, le armi, i carri armati, le bandiere, certo. Dico, ma nessuno dice niente, e nessuno disse niente. Poi dopo, adesso, quando è scoppiata la guerra, l'invasione dell'Ucraina, dico, ah, ma tu l'avevi previsto? No, io non ho previsto niente, io semplicemente ho visto quello che vedevate tutti, solo che vi siete girati da un'altra parte. Ecco, queste sono cose che poi, quando uno le dice, diventano pure noiose. E speriamo che restino noiose senza... Ah, certo, sì. Fatti. È vero. Invece, se tornassi indietro, c'è qualcosa che non farebbe o farebbe magari in modo diverso? No. Magari io sono nato con 3 vocazioni in una, di queste ne poi una l'ho fatta, che è quella del giornalista. Poi volevo fare l'attore, volevo fare un po' quello che fare poi i figli, Sabina Corrado e Caterina, meraviglioso, una meravigliosa professione. Ma c'è, allora, no, non una vocazione, ho fatto anche mentre ero giornalista, facevo delle cose, io con la voce del Presidente della Repubblica, Pestini, ho disfatto governi, che erano chiamati scherzi, ma non erano scherzi, era veramente satira politica dal vivo, no? E quindi volevo fare l'attore. Poi l'altro mestiere, mi iscrissi alla facoltà di medicina, dove ho fatto 3 anni circa di medicina, perché volevo fare lo psichiatra e poi lo psicanalista. Poi siccome nacque Sabina, e quindi ti metterà a lavorare e poi lavorare e fare la facoltà di medicina, inizio a fare vari mestieri, per cui poi cominciai a fare il giornalista e sono rimasto. Che cosa, quindi la domanda è, cosa ti piacerebbe fare? Questi altri due, se avessi altre 2 vite da spendere, vorrei farne una da attore e una come medico, sì, da analista, proprio analista. Fatto. Allora, io ringrazio il senatore.
dovrei fare un po' Ringraziamo chi ci ha ascoltato. Grazie, sì, grazie a tutti.